Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua in un nuovo video. Io sono Inizia Mare e questo è il nostro secondo canale YouTube. Oggi voglio parlarvi finalmente del mio piano alimentare. Vi ho detto nel mio primo video, in cui vi ho spiegato come sono dimagrita, nel primo video vi ho detto come sono dimagrita e vi ho parlato tutto dal punto di vista sportivo, dello sport, della mia attività sportiva. Invece ora voglio parlarvi del mio diario alimentare, del mio piano alimentare. E ho chiesto se volevate questo video e voi avete detto di sì. Voglio ringraziarvi per il video precedente, apro il mio nuovo canale YouTube, che mi avete lasciato un sacco di commenti positivi e vi ringrazio sempre tantissimo. E ora questa maglietta Burger più Fries, proprio per parlare del mio piano alimentare, salutare. Io ogni tanto sgarro, come sapete, però durante la settimana mi attengo a questo piano alimentare. Vi dirò quindi tutti i miei pasti in cosa consistono e bene o male le dosi. Certo, io non sono una nutrizionista, non sono dietista e via dicendo, condivido solo la mia esperienza, che comunque ho visto di aver avuto dei benefici, e quindi ve li voglio dire. Ecco tutto, non sono nessuno, solo per condividere con voi quello che ho imparato. Prima di tutto dovete fare tutti i pasti, non saltate mai la colazione, la merenda, beh, sapete. Io faccio colazione, pranzo, merenda e cena. E nella colazione non dovete mangiare soltanto, non so, tipo frutta oppure cioccolato, no, come facevo io. Dovete comunque cercare di rispettare delle regole, quindi non potete mangiare soltanto carboidrati o frutta, ma dovete mangiare sia una fonte proteica che una fonte di carboidrati che di grassi. Quindi ad esempio per colazione mangerete come proteine uova, yogurt greco, e come carboidrati ad esempio io utilizzo molto queste qui, le fette biscottate integrali. Queste le abbiamo comprate all'MD. E vabbè, voi potete mangiare anche, non so, tipo pancarra integrale, cereali integrali e via dicendo. Io preferisco queste perché sono più leggere, non hanno lievito, neanche zucchero e né olio di palma. Poi la frutta ci vuole, ma certo non solo frutta, una piccola porzione di frutta, poi anche una piccola porzione di grassi, ma grassi buoni, perché anche fanno bene, specialmente per le donne, quindi mandorle, noci, frutta secca, insomma, che pure è buona, però non una busta intera ovviamente, ma una manciata. E poi invece del solito latte, io preferisco il tè verde, perché sapete che è antiossidante, drenante, quindi combatte la cellulite, fa digerire, fa diventare la pancia piatta, e quindi è ottimo il tè verde, però certo ha un sapore un po' bruttino. Quindi io ora sto sperimentando, sto usando da un bel po' di tempo, già l'ho finito uno, questo qui, il Fitti Body Detox 28 giorni, già ne ho finito uno, non ho iniziato un altro, mi sono trovata benissimo, perché è semplicissimo da fare, praticamente... Ho questa tazza, vedete? Ed è semplicissimo, metto le erbe dentro al misurino, vedete? Qui dentro le metto tipo due cucchiaini, poi lo chiudo e qua dentro ci metto prima l'acqua riscaldata, lo inserisco dentro, quindi lo faccio stare tipo un paio di minuti in infusione, così è bello ricco e pregno di erbe benefiche, e poi tolgo questo e lo bevo. Yuppi! Certo il sapore è molto più buono del tè verde, perché c'è dentro tipo limone, rosa, ginseng, ananas e varie frutta che danno un sapore molto più buono. E poi ci sono anche altre erbe sgonfiate e purificanti che aumentano l'azione benefica del tè verde, quindi ottimo. Yeah! Volete, magari posso fare proprio un video sulla colazione, vi faccio vedere tutte le mie colazioni, tipo sulle merende. Ora vado veloce perché altrimenti non posso fare tutti i pasti della giornata, per farvi proprio il mio piano alimentare. Poi faccio per pranzo, mangio la pasta, ebbene sì, i carboidrati non fanno ingrassare, ragazze, tranquille. Certo non dovete metterci un litro di olio fritto dentro, capito? Il condimento è la cosa importante, avete capito? Praticamente mangio pasta integrale o riso integrale, io ne mangio 80 grammi, però ad esempio mia sorella ne mangia 100, a volte anche di più, quindi dipende un po' da voi. Magari all'inizio provatene a mangiarne di meno, aiuto, scusate, vado cadendo, all'inizio mangiatene un po' di meno, tipo 60-70, poi piano piano aumenterete, così non ingrasserete. Non conditelo, quindi non fate condimenti tipo matriciana bolognese, no, fate dei condimenti a crudo e mettete l'olio a crudo. La cosa importantissima per non ingrassare è fare condimenti leggeri. Quindi non utilizzate, non cuocete l'olio, ma mettetelo a crudo, tipo soltanto un cucchiaio d'olio, e state tranquille che non ingrasserete. Ad esempio io posso fare la pasta integrale, ci metto il tonno, le zucchine e poi ci metto l'olio. Quindi a pranzo mangiate i carboidrati,
pasta o riso integrale o riso basmati, poi mangerete una fonte proteica come sempre, quindi ad esempio pollo, pesce, via dicendo, e poi mangerete le verdure, mi raccomando, verdure in quantità, non c'è bisogno del peso, insomma, quante ne volete, meglio è, tipo zucchine, carote, insalata, sapete, tutte le verdure che esistono. Mi piacciono le luci, oddio, sembra tipo che siamo a Natale, però mi piacevano, ho messo la candela, c'è sempre la candela, yellow candle come la chiamo io, poi c'è insomma 30.000 luci e lucine, non so se vi piacciono. A merenda la stessa cosa, dovete mangiare sempre proteine, quindi ad esempio potete fare i pancake, i nostri pancake, oppure la nostra cheesecake light, insomma semplicemente albumi oppure bresaola, poi dovete mangiare una fonte proteica in minore quantità e infine se volete un po' di frutta secca, ma meglio di no, se no vi appesantite, bastano comunque proteine e carboidrati e un po' di frutta sempre, non troppa, se no sempre vi appesantite, è meglio mangiarne molto al mattino. Poi fate, insomma, cercate di far passare almeno un'ora e poi vi allenate. Poi dopo l'allenamento sempre fate passare circa un'ora e cenate. Una quota minore di carboidrati rispetto a pranzo e ad esempio non la pasta che vi appesantisce, magari potete mangiare il riso basmati oppure le gallette di riso oppure il pan carré integrale, insomma queste cose in alternativa alla pasta che magari vi gonfia e poi non otterrete la pancia piatta. E poi mangiate sempre le proteine, quindi pollo, pesce, ma anche cose vegan, ad esempio il seitan, la soia, insomma quello che volete. Poi sempre tantissime tantissime verdure, quindi e carboidrati. Queste sono insomma le mie regole, il mio piano alimentare. Questo lo seguo da lunedì al venerdì, però a volte sabato e domenica sgarro, magari mangio la pizza, il sushi, anche per, io dico, per riattivare il mio metabolismo. Mi prendo in giro da sola, insomma, e a volte mi abbuffo, così è. Capita, ragazze, non si può essere sempre precise e insomma per tutta la vita, altrimenti sia una vita triste. Invece così, ragazze, voi mangerete pasta e riso, però vi piacerà un sacco, quindi questo piano alimentare, perché non farete quelle diete, magari la gente, non so, se vedete a pranzo e a cena mangiano un'insalatina con un po' di bresaola, no, non esiste, noi ci mangiamo la pasta e il riso, però attenzione sempre al condimento, quella è la cosa importantissima, mettete l'olio a crudo, questo è il segreto semplicissimo. Spero che vi sia piaciuto questo video, se volete vi faccio dei video proprio più dettagliati, faccio vedere proprio le mie colazioni, come lo faccio, perché ci sono tante varianti per mixare bene proteine, carboidrati, grassi buoni, oppure pranzi, cene, cose light, leggere, semplici da fare, insomma, perché poi uno è preso dalle varie cose, non è che si può scervellare a fare dei pranzi, delle cene, delle colazioni difficilissime, insomma, cose semplici, e questo è tutto, ragazzi. Io spero con questi miei consigli semplicissimi di esservi d'aiuto, di spronarvi a fare tanto sport e a curare la vostra alimentazione, perché comunque mangiando bene potete mangiare tanto e dimagrire e stare in forma, non c'è bisogno di fare la fame, non esiste, perché io non riuscirei a fare la fame e ogni tanto mangio anche burger fatti di fritte. Forse questo non lo dovevo dire. Ho visto gli altri due video, vi sono piaciuti un sacco e vi ringrazio veramente tantissimo, non ce la faccio, vi devo ringraziare ogni video perché veramente mi fanno un sacco piacere e leggo tutti i commenti, tranquille, e quindi tutte le cose che mi scrivete le leggo e mi fanno tanto piacere, mi stanno dando tanta sicurezza per andare avanti insomma in questa avventura su questo canale e magari chissà in un altro canale. Grazie di tutto, quindi ditemi voi se volete questi video su pranzo, merenda e colazione, se volete vedere anche proprio cosa facciamo nei palestri, i nostri esercizi fisici, mi sono imbrogliata alla fine, uffa, i nostri esercizi fisici, diteci i nostri esercizi, vabbè, insomma, volete video dei nostri esercizi che facciamo in palestra, sì? Mettetemi un like se vi ha fatto piacere questo mio video e insomma grazie veramente per tutto il vostro sostegno, mi fa un sacco piacere e insieme continueremo alla grande. Grazie mille, ragazze. Ciao! Sembro Babbo Natale, anzi no, la Madonna. Yeah, non l'ho detto, ragazze, scusate. Errore pendolabile, cioè ora che ho la yellow candle, tra virgolette, non ho detto yeah. No, basta. Ciao, vi voglio bene. No, questa è della candela. Questa è quella giusta.